Ken Olson, il fondatore della Digital Equipment Corporation, nel 77 disse che non c'era motivo per cui qualcuno potesse volere un computer a casa propria. I fatti in realtà lo stavano già smentendo, tre ragazzi stavano montando nei loro garage i computer Apple I che arrivavano nei negozi e la gente li voleva davvero e soprattutto li voleva per giocare. Contemporaneamente gli arcade nei bar e nelle sale giochi si affiancavano ai flipper o li andavano sostituendo. Qualcuno aveva già delle console con Pong e altri videogiochi da attaccare alla televisione. Insomma, anche nel gioco c'è stata una vera rivoluzione digitale, per cui qualcuno è arrivato a profetizzare addirittura che il gioco elettronico avrebbe soppiantato il gioco da tavolo. Invece questo non è successo. Come il cinema non ha ucciso il libro, anche il gioco da tavolo è sopravvissuto e molto bene. Anzi, si può dire che in questo periodo sia in espansione. Escono libri e riviste dedicate, giocano i grandi, giocano i piccini, ci sono ludoteche, associazioni, grandi manifestazioni come Lucca Games che raduna centinaia di migliaia di persone. Insomma, in questo periodo il gioco gode di ottima salute. In realtà i giochi fanno parte della nostra cultura da millenni. Non si riesce a dare una data precisa perché gli archeologi a volte trovano degli oggetti senza essere molto sicuri di cosa si tratta. Ad esempio in Turchia sono state trovate delle piramidine, degli animaletti, non si sa bene se segnalini, dadi o magari pezzi di un abaco, decorazioni. Comunque già intorno al 3100 a.C. gli egiziani giocano a Senet e non è che uno dei tanti giochi da tavolo, giochi di percorso in cui si fanno avanzare pedine sul tavoliere, che gli egiziani giocano e diffondono poi in tutto il Medio Oriente. I greci e i romani conoscevano tanti giochi da tavoliere. Addirittura nell'antica Roma la gente girava con pedine, dadi e astragali in un sacchetto e si fermava a giocare dove capitava, per esempio qui, nella Basilica Giulia del Foro Romano, attendendo le udienze, per ingannare il tempo si metteva sugli scalini e giocava dopo aver inciso qualche tavoliere. Se ne trovano ovunque, anche sui bordi delle piscine, delle terme, nelle caserme, un po' in tutto l'impero romano. Tra i giochi noti ai romani c'è i ladruncoli. Si fa con delle pedine e lo scopo è quello di catturare quelle avversarie muovendosi ai due lati di quella da prendere. È noto anche come calcoli perché se uno non si portava le pedine poteva farlo con i sassolini trovati sul posto. Oltre a questo c'è il tris o filetto che si trova anche spesso nei chiostri medievali, lo giocavano i monaci, e poi il gioco dei duodecim scripta che si faceva su sei file di sei lettere, spesso erano delle A, B, C prive di senso, ma qualche volta i giocatori si divertivano a mettere delle frasette spiritose, ad esempio Abemus in cena pullum piscem pernam paonem, in una taverna, faceva sia da menù che da tavoliere, perché il significato è abbiamo per cena del pollo, del pesce, del prosciutto e del pavone. Nel gioco delle fossette si lanciavano palline o sassolini e lo scopo era probabilmente quello di allinearne tre. Per i giochi d'azzardo gli antichi romani usano l'astragalo, che è l'osso del calcagno, della pecora e della capra e che ha quattro facce e viene usato come una sorta di dado. Ma per i giochi da tavoliere usano dadi veri e propri, con i puntini esattamente come i nostri, e hanno anche alcune accortezze. Si utilizza il fedrillus, che sarebbe il nostro bussolotto, in modo che chi lancia i dadi non li tocchi e non possa manovrare le facce come preferisce, o addirittura si costruiscono turricole, che sono diffuse presso gli antichi romani, ma oggi gli appassionati fanno con decorazioni secondo i loro giochi preferiti, in cui i dadi rotolano sbattendo in alcuni piani inclinati, in modo di nuovo da evitare qualunque tipo di trucco. Però i romani conoscono anche altri tipi di dadi, con più facce, fino anche a 20, un po' come i dadi moderni che Dungeons & Dragons ha fatto tornare di moda. Il duodecim scripta nell'antica Roma assume una nuova forma con 12 frecce per lato, esattamente come il moderno backgammon. Piace molto all'imperatore Claudio, che se ne fa mettere un tavoliere sulla carrozza ammortizzata in cui gira per l'impero per le sue ispezioni. Scrive anche un trattato strategico di questo gioco che purtroppo è andato perduto. Nerone arriva a puntare 400.000 sesterzi a punto, Zenone, l'imperatore di Bisanzio, diventa famoso per la sua sfortuna questo gioco, che poi si trasforma, diventa Tavola Reale o Trictrac, ed è lo stesso di cui Machiavelli scrive una lettera dalle campagne di Firenze e scrive che ci gioca con il beccaio, con il fornaio di giorno,
nell'osteria per poi invece tornare a casa la sera, vestirsi elegante e passare la notte con i classici leggendo i loro libri. In altre nazioni nascono altri giochi, in Cina nasce il Go che passa in Giappone e diventa gioco nazionale, in India il Chaturanga che poi diventa Shatrang, in Persia arriva attraverso gli arabi e diventa i nostri scacchi, l'Alkerk in Provenza dà origine al gioco delle Ferse che si trasforma poi in Dama e Alfonso X di Castiglia e León addirittura scrive un libro, il libro dei giochi, lui in prima persona, raccogliendo in 96 pagine miniate i regolamenti di tutti i giochi esistenti. Anche se i favori reali non bastano a difendere il gioco dall'accusa di spreco di tempo, di spreco di energie, poi l'azzardo è visto molto male, quindi San Bernardino è uno dei tanti, ad esempio, che dopo le sue prediche brucia non soltanto tavolieri, dadi e carte da gioco, ma perfino le scacchiere. Del gioco dell'oca, che abbiamo giocato tutti da bambini, le prime notizie risalgono fine 500, quando Francesco de' Medici ne regala una copia a Filippo II di Spagna, con grande gioia di tutti i cortigiani. Ma in realtà è il momento in cui i giochi, stampati come fogli, si vendono, sono riprodotti in maniera molto economica e anche il popolo li può comprare e poi gioca con dadi e segnalini rimediati. Il gioco da tavoliere si diffonde moltissimo, poi con la produzione alla rivoluzione industriale si arriva proprio a giochi in scatola, pieni di tabelloni, pedine, carte e tutto quanto. Il più famoso senza dubbio è Monopoli, oltre 200 milioni di copie vendute, che viene in realtà inventato da Elizabeth Maggi come The Landlord Game, il gioco del proprietario terriero, e a lei serve a far vedere come la proprietà terriera possa far fallire gli altri. È un gioco didattico, le serve a promulgare le idee dell'economista Henry George sulla tassa unica sul terreno. In realtà in maniera molto moderna lascia il copyright, lascia che la gente se lo copi e lo diffonda nelle famiglie e nelle università. Nel dopoguerra si affermano tanti altri giochi, Risico, Scarabeo, Cluedo, Subbuteo, tutti classici che hanno la caratteristica di solito di essere l'opera unica di un inventore che si dedica solo a quello o magari che fa altro. Il primo invece a creare il mestiere di giochi è Alex Randolph, un creativo pubblicitario, il quale dopo il successo dei suoi primi titoli lascia il posto negli Stati Uniti, viene a vivere a Roma e poi a Venezia e passa intere ore nel suo studio a studiare giochi, provare giochi, inventare giochi, limare giochi. Ne pubblicherà quasi 200 nell'arco della sua carriera, fra cui Sagaland che vende 2 milioni di copie e fra l'altro si batterà molto perché il nome degli autori figuri in copertina, come capita anche con i libri. Grazie a Randolph diversi autori italiani pubblicano all'estero, a partire dal giovane Leo Colovini che conosce al Circolo Scacchistico di Venezia. Nel frattempo il gioco si è trasformato, il gioco per adulti, che era sempre stato un po' disprezzato come perdita di tempo, invece è diventato parte della cultura grazie ad articoli e libri di Giampaolo Dossena e di Sergio Valsania, a cui chiediamo di ricordarci come è andato questo passaggio, questa cosa per cui il gioco non è più cosa da bambini. Siamo negli anni subito dopo il 68 e quella è una grande cesura culturale. Dopo il 68 succede qualcosa e degli ambiti che prima erano fuori dal culturale entrano nella cultura e fra questi c'è il gioco, una dimensione ludica del mondo. Prima il gioco era una cosa da bambini, il gioco degli adulti erano le carte all'osteria, due ambiti diversi, oppure il poker fatto fra adulti ma che non ammette i bambini. Invece il gioco diventa un ponte fra grandi e piccoli. Si comincia a cercare la bellezza di un gioco, si comincia a cercare la possibilità di un incontro attraverso il gioco, di un'occasione e anche la possibilità delle variazioni. E quindi il gioco diventa un'esperienza comune, collettiva, che stimola delle realtà che vanno dal premio del gioco dell'anno, Agonistica News, gli incontri di Gradara, tutta una serie di situazioni che in un contesto culturale diverso sarebbe difficile immaginare. Si diffondono nuovi tipi di gioco, per esempio i giochi di simulazione,
che sono simulazioni di eventi sportivi, simulazioni economiche, ma molte sono anche simulazioni belliche, derivano da quelle usate dai prussiani per addestrare gli ufficiali nell'Ottocento, poi magari per progettare delle vere campagne, la Prima Guerra Mondiale è stata progettata giocando, e poi se ne impossessano i civili. Stevenson gioca sul pavimento con i soldatini, ci gioca Wells, che addirittura pubblica un manuale, Piccole guerre, che Sergio Balsania ha tradotto. Come è andata poi? Come è andata poi? Bisogna considerare che il giocare ai soldatini è la caratteristica dei pacifisti. Wells è il pacifista per eccellenza, e però è un pacifista in quanto capisce che cos'è la guerra, perché per essere contrari alla guerra bisogna capire che cos'è la guerra, e quindi c'è questo distacco dalla guerra nella sua esperienza vera, nella sua crudeltà assoluta, che viene così realizzato attraverso il coglierne gli aspetti divertenti, perché poi la tensione, la paura, la gioia, l'ansia, tutti questi sentimenti forti che sono, fanno parte dell'esperienza bellica, Wells dice: ma si possono provare coi soldatini, non c'è bisogno poi del sangue, quello vero. La simulazione è anche questo, far vivere esperienze diverse, tanto che in Italia è una particolarità, una delle prime simulazioni è Corteo, che simula delle manifestazioni di piazza su mappe esagonate con pedine e lo stesso rigore delle simulazioni militari. Panorama pubblica un gioco sul golpe, addirittura Il Mondo, poche settimane prima della battaglia delle Falkland, pubblica una simulazione della battaglia, così che tutti possano giocarla sul loro tavolo e vedere come andrà. All'inizio degli anni 90, Gradara Ludens e il Festival del Gioco diventano un grande appuntamento che per diversi giorni riunisce gli addetti ai lavori e i giocatori di tutta Italia. Anche a Lucca, a un salone del fumetto un po' in fase di stanca, vengono aggiunti 600 metri quadri di giochi, che peraltro ci stanno benissimo perché i giochi moderni spesso raccontano storie e hanno personaggi e ambientazioni molto simili a quelle del fumetto, del cinema e della letteratura. Questi 600 metri quadri crescono anno dopo anno e Lucca Comics and Games diventa una grande festa con 270.000 biglietti venduti a ogni edizione e si stima circa 800.000 visitatori. In tutto questo anche l'ambiente degli autori e degli editori italiani cresce. Un caso eclatante di successo è quello di Bang, di Emiliano Sciarra, gioco di carte ambientato nel West, e gli chiediamo di raccontarci come ti è venuta l'idea di questo gioco. L'idea mi è venuta quando, giocando con i parenti e gli amici durante le feste natalizie, si giocava un po' sempre agli stessi giochi, e quindi ho voluto creare qualcosa, avendo sempre avuto il pallino di creare giochi e videogiochi, di creare qualcosa adatto per l'occasione, e quindi anche per questo ho scelto l'ambientazione western, essendo conosciuta da tutti. Ho presentato il gioco poi al mio circolo di scacchi e lì ha avuto un grande successo, perché tutti hanno cominciato a giocare a Bang invece che a scacchi, e da lì ho capito che poteva essere una ottima idea proporlo anche a qualche editore. E quindi a chi ti sei rivolto? Inizialmente l'ho proposto a un'agenzia americana e a un grande editore tedesco, i quali però non l'hanno ritenuto adatto al loro pubblico, anche perché c'era l'eliminazione dei giocatori. Nel frattempo la Da Vinci Editrice era in fase di fondazione e grazie ad alcune amicizie in comune l'ho proposto a questo editore nascente, il quale ha deciso di utilizzare Bang come primo prodotto della linea editrice della casa, ed è stato quindi un successo che è cresciuto insieme alla casa editrice. Sì, la prima tiratura doveva durare anni, invece si è esaurita in poche settimane. Attualmente Bang è tradotto in 16 lingue e distribuito in oltre 23 paesi nel mondo, e considerando anche le espansioni ha superato il muro dei 3 milioni di copie, senza contare i plagi cinesi. Sono decine di milioni le copie di questo plagio cinese, che purtroppo non riconosce nulla chi ne avrebbe diritto, ma a parte questo Bang rimane il più grande successo di gioco italiano degli ultimi 20 anni.
Non è comunque il solo, ce ne sono altri di veramente notevoli, ad esempio La guerra dell'anello di Roberto Di Meglio, Marco Maggi e Francesco Nepitello. Ci facciamo raccontare direttamente dalla voce di Roberto Di Meglio com'è andata. Guerra dell'Anello nasce a partire dal 2002. Io come professionista del mondo del gioco e come casa editrice, con la casa editrice Nexus con cui collaboravo a quel tempo, nasco qualche annetto prima. Succede che escono come i film di Peter Jackson sul Signore degli Anelli, quindi film di enorme successo, acclamati in tutto il mondo. I film si portano dietro una grande quantità di licensing, di merchandising intorno alla proprietà intellettuale del Signore degli Anelli, compresi anche giochi da tavolo. Ma nessuno di questi giochi del Signore degli Anelli era il gioco che io come giocatore e poi i miei colleghi Francesco e Marco, idem come giocatori, volevamo giocare. Cioè noi volevamo giocare un gioco che fosse una vera ricostruzione completa, ricca, con tutti i dettagli, le sfumature, i personaggi, gli eserciti, le storie, che riportasse sul tavolo da gioco veramente la storia della trilogia del Signore degli Anelli. Quindi a quel punto, essendo autori di giochi, comunque siamo detti, vabbè, questo gioco non c'è, scriviamocelo, inizialmente non pensando neanche alla pubblicazione, pensando a un gioco che comunque intanto in prima battuta creavamo, scrivevamo per noi stessi, per giocarcelo, il gioco del Signore degli Anelli, che avremmo voluto che qualcun altro pubblicasse, ma che nessuno apparentemente stava pubblicando. Quindi iniziamo a scriverci questo gioco, siamo ormai a inizio del 2003, ovviamente poi essendo comunque professionisti del settore, dopo un mese o due il gioco cominciava a prendere forma, a piacerci, a sembrarci interessante, ma perché non facciamo il tentativo, visto che comunque questo tipo di gioco non lo sta facendo nessuno, proviamo a contattare il licenziatario e vediamo che tipo di risposta otteniamo, magari ci potrebbero dare i diritti per pubblicarlo. E lì scopriamo una cosa molto interessante, scopriamo che in realtà non eravamo gli unici ad aver pensato di impostare un gioco del Signore degli Anelli di questo tipo, quindi un gioco di grande respiro sulla Guerra dell'Anello, ma nello stesso tempo si erano mosse diverse altre aziende internazionali, due aziende statunitense e un'azienda olandese ma di grandi dimensioni, che avevano presentato proposte del tutto analoghe alla nostra. Lì ci siamo un pochino sgomentati, perché tutte le altre aziende erano comunque molto più grandi, molto più affermate, molto più presenti sul mercato di noi. Però siamo andati avanti, abbiamo pensato come avremmo voluto fare questo gioco, quindi abbiamo contattato uno dei massimi illustratori di arte tolkieniana, John Howe, che tra l'altro era stato anche ed è tuttora uno dei concept artist che hanno dato vita al mondo del Signore degli Anelli anche in forma cinematografica, comunque uno dei consulenti di Peter Jackson per la trilogia. E nell'arco di due mesi quindi abbiamo chiuso e confezionato questo progetto. Nel mese di aprile Robert Hyde, il titolare della Sophisticated Games, quindi licenziatario, avrebbe fatto il tour delle varie aziende, scelto quale delle quattro nominare come sviluppatore di questo progetto. E lì è stata molto divertente, perché noi eravamo proprio il classico underdog, era proprio l'ultimo arrivato che nessuno penserebbe possa vincere la gara. Le altre due aziende si sono presentate tutte in modi un po' strani. Una delle due aziende americane si è presentata facendo vedere una bellissima, grandissima scatola, dicendo come questo gioco sarebbe stato bello, sarebbe stato ricco, sarebbe stato interessante, sarebbe stato... ma sostanzialmente presentando un'idea e non un gioco. Un'altra delle aziende americane, ancora più, giocando sull'immagine, era andata a prendere Robert con la limousine, l'aveva portato nella suite presidenziale dell'albergo più bello della città, girato e rigirato, tante chiacchiere, ma alla fine anche lì sostanza di prodotto, sostanza di quello che doveva e poteva essere questo gioco c'era ben poco. La terza azienda, quella olandese, aveva fatto già qualche passo in più, aveva ricontattato quello che era stato il designer di un classicissimo adattamento della Guerra dell'Anello, del Signore degli Anelli, fatto da una ditta americana negli anni 70, Richard Berg, gli aveva chiesto di rimettere a nuovo questo gioco, però gli presentava un vecchio concept di gioco.
Noi viceversa invitammo Robert, gli facemmo vedere il gioco, lo provammo davanti a lui, gli presentammo le nostre idee anche artistiche, creative, su come questo gioco avrebbe preso forma, chi avevamo contattato, chi avevamo coinvolto, e alla fine comunque dei quattro progetti il nostro progetto risultò l'unico veramente coinvolgente, l'unico veramente concreto, e quindi ricevemmo questo incarico pur essendo sconosciuti. Tutt'oggi resta uno dei giochi più apprezzati come giochi tematici, uno dei giochi più apprezzati nel mondo del Signore degli Anelli, e è un grande successo commerciale e una grande soddisfazione anche per me, ovviamente, come autore. Il progresso aiuta gli autori di giochi. Un nuovo fenomeno è il crowdfunding, che in realtà non è tanto nuovo. Già il piedistallo della Statua della Libertà è stato a fine 800 pagato con un finanziamento, con tanti piccoli contributi della gente, lanciato da Pulitzer. Abbiamo qui Sergio Schiavi con il suo From Salerno to Rome, che è già il secondo gioco che ha lanciato con successo su Kickstarter, e gli chiediamo com'è andata. È andato bene, questo gioco qui è andato bene, e in realtà superiore alle pirose aspettative, perché tu sai come funzionano perfettamente le campagne Kickstarter, perché ne hai fatte di bellissime, ma io, come dire, il primo gioco che ho fatto ha avuto un andamento in termini di finanziamento molto molto lento, cioè avevo programmato un periodo di 28 giorni e fino alla fine non ho avuto la certezza che questo gioco fosse sviluppato. Invece questo qui è stato finanziato in 5 giorni e poi ha semplicemente continuato a crescere, quindi mi ha permesso di farlo. Ed ha avuto successo non solo col pubblico italiano, ma anche con quello straniero. Sì, 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 certo. Questo è, vabbè, tu lo sai, sono giochi molto particolari, sono wargame, giochi di guerra, e il mercato prevalentemente è negli Stati Uniti. Io vendo il 60% delle copie lì, quindi è così. L'Italia mi sostiene tantissimo, il pubblico italiano mi sostiene tantissimo, però chiaramente se non ci fossero loro. Per un gioco storico hai avuto un collaudatore e sviluppatore d'eccezione, Alessandro Barbero, con cui hai fatto tutte le partite di collaudo per la messa a punto. Com'è andata con lui? Mi batte regolarmente, certo. Sì, Alessandro è un amico, chiaramente. Lui prova i miei giochi. Io ho avuto anche modo di lavorare per lui e di disegnare qualche... Io sono un cartografo, tra l'altro. Faccio giochi perché mi piace disegnare carte, mi piace disegnare il resto. E avevo lavorato per lui. Beh, siamo amici, giochiamo, e ultimamente prova i miei giochi e sì, mi batte regolarmente, devo ammetterlo. Ma Kickstarter non è solo una piattaforma per autori singoli, anzi c'è chi magari ha iniziato in quel modo e ha creato delle autentiche aziende come Ludus Magnus Studio, che dopo il primo progetto ha creato un'azienda che ha dato lavoro a 13 persone e fa giochi che raggiungono i 2 milioni di euro di raccolta. Chiediamo a Andrea Colletti di raccontarci com'è andata. Sì, quello che puoi vedere qui apparecchiato in realtà è proprio il primo gioco che abbiamo fatto in assoluto, che è Nova Etas, e nasce proprio dalla passione di tre persone che volevano cimentarsi in qualcosa di nuovo. Siamo andati un po' in giro per le classiche fiere come Lucca, Essen, per cercare di trovare degli editori per poter promuovere questo gioco e poterlo pubblicare. In realtà proprio a causa della forte componentistica è sempre stato, diciamo, scartato, perché era un po' un limite per le produzioni. Il costo veniva molto elevato e quindi diventava invendibile attraverso i canali, diciamo, classici. E quindi in questo modo ci siamo detti che per provare dovevamo per forza sfruttare un canale che si era aperto da poco. In Italia ancora non era possibile utilizzarlo, che era quello del Kickstarter. Abbiamo aperto una società in America per poterlo utilizzare e ci siamo lanciati su questo progetto. Da lì siamo andati avanti perché abbiamo visto che c'era potenzialità e quindi abbiamo iniziato a creare una società vera e propria, assumere delle persone, e da allora abbiamo pubblicato già 6 giochi e a breve, martedì 20 ottobre, partirà il prossimo, che sarà tra l'altro la riedizione proprio di questo. Il gioco da tavolo ha insomma un brillante passato e anche un presente pieno di promesse, e non è affatto minacciato dal gioco elettronico, che anzi molto spesso decide di assomigliargli e di prendere ispirazioni da lui. In questo ci conforta anche l'opinione di Randolph,
che dice: non credo proprio che il gioco da tavolo possa estinguersi, e questa cosa non ha nemmeno a che fare con la qualità. Io credo che finché ci saranno delle tavole e della gente che apprezza la convivialità di sedervisi attorno, ci saranno dei giochi da tavolo.